Un non cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleonda. Siamo appena arrivati a Novoli, un non centro abitato del nord del Salento a soli 11 km da Lecce. Da qui con la stessa facilità è possibile raggiungere altri grossi centri abitati come Trepuzzi, Carmiano, ma anche Campi Salentina. Il nome antico di questo posto è Santa Maria de Novis. In effetti esistono oggi dei documenti, delle testimonianze scritte che già nella seconda metà del 200 ci fosse un casale, casale Santa Maria de Novis, abitato e che ospitava comunque un ordine religioso. Il casale Santa Maria de Novis ha costituito il nucleo aggregativo attorno al quale poi si è sviluppato naturalmente l'intero centro abitato. Tutto il territorio che circonda Novoli ha un interesse storico straordinario e dal punto di vista paleontologico per i ritrovamenti fossili che qui sono avvenuti e anche dal punto di vista archeologico. Numerosi sono infatti i reperti che sono stati trovati in questa zona, tombe, monete, vasellame e che testimoniano le tracce comunque di antichi abitanti. E a proposito di storia, Novoli è circondata da tre menhir, uno dei quali si trova sulla strada di Percampi Salentina, in contrada Pietragrossa. Pensate, un moncone che sicuramente appartiene a uno dei più grandi menhir di terra d'Otranto. Oggi Novoli è famoso soprattutto per la produzione di vini pregiati, l'aleatico, il moscato, ma soprattutto un vitigno di eccezionale qualità, il Negramaro, che ha esaltato questo territorio. Dobbiamo anche menzionare, insieme alla vini-viticoltura, anche l'industria del tessile e la lavorazione del legno. Naturalmente Novoli è oggi un centro agricolo e manufatturiero e la gente del posto è molto molto attaccata alle proprie tradizioni. I protettori di questo posto sono la Madonna del Pane, che viene festeggiata la terza domenica di luglio, e Sant'Antonio Abate, un santo che arriva da lontano, che nasce in Egitto con una vita abbastanza interessante e i cui festeggiamenti sono imminenti. Il 16, il 17 e il 18 gennaio, infatti, si darà il via qui a Novoli ai Tre Giorni del Fuoco, un vero e proprio tripudio, una grande festa in omaggio di questo santo. Ci troviamo in piazza Sant'Antonio, qui alle mie spalle è proprio la chiesa dedicata al santo. La chiesa nasce nel 1600 come un semplice tempietto di preghiera, ma grazie poi alla partecipazione agli oboli dei fedeli viene trasformata in una vera e propria chiesa. Vorrei ricordare che Sant'Antonio diventa protettore di Novoli nel 1664, sebbene comunque il suo culto sia molto più antico. In effetti viene diffuso quasi in concomitanza con la nascita della città dai monaci basiliani che qui un tempo non stavano. E sicuramente rientra in quel culto verso i santi orientali che caratterizza un pochino la religiosità del Salento, ma anche dell'Italia meridionale. La chiesa ha un prospetto assolutamente neoclassico, con un grande timpano al centro del quale c'è un orologio. Il campanile viene aggiunto dopo ed è stato progettato da un architetto novolese, Cino Mazzotta. Un particolare molto interessante di questa chiesa è sicuramente costituito dalle lastre di rame finemente cesellate che sono apposte su tre ingressi. Queste lastre sono state lavorate dall'artista Paolo Lani. Nell'ingresso centrale sono raffigurate alcune sequenze di vita del santo, del Sant'Antonio Abate. Potremmo definire questo santo come un vero e proprio proto-monaco. In effetti è stato lui che ha dato origine ad un ordine di religiosi. Sentì molto presto la vocazione monastica e si ritirò dalla vita sociale all'età di appena 20 anni e si dedicò completamente alla contemplazione, alla preghiera e anche alla lettura delle sacre scritture. Infatti il libro è un elemento ricorrente nella sua iconografia. Sant'Antonio è raffigurato come una persona molto molto anziana, con la pelle scura, la barba lunga, vestito con il saio, che appunto è l'abito umile indossato dai monaci. Ebbe una vita longeva e infatti visse fino a 105 anni. Fu una vita ascetica la sua, mangiava una sola volta al giorno e dormiva sulla nuda terra e rifuggiva da tutti i centri di aggregazione, preferiva in effetti la solitudine. Solo due suoi discepoli rimasero con lui fino alla fine, Macarios e Amatos. A loro venne dato anche il compito dal santo di poter nascondere le spoglie una volta morto. Queste spoglie saranno ritrovate poi in epoca giustiniana, verranno trasferite a Costantinopoli e infine approderanno nel Medioevo in Francia.
La sede definitiva è Arla e l'anno scorso le spoglie per la prima volta hanno raggiunto questo posto. Ci troviamo in piazza Tito Schipa e qui ormai si stanno quasi ultimando i lavori di preparazione a quello che è l'evento culturale e religioso più spettacolare di tutto il Nord Salento, la Focara. La Focara è questa gigantesca pira costituita da migliaia e migliaia di fascine, di tralci e di vite intrecciati tra di loro, che con tecniche tradizionali tramandate da padre in figlio vengono accatastate con delle forme sempre diverse, sempre nuove. Questa gigantesca pira verrà accesa e prenderà fuoco la sera del 16 gennaio, vigilia di Sant'Antonio Abate, in omaggio al grande santo che ha affascinato tutti i novolesi. Sulla Focara si è detto ormai tutto, è stata definita evento culturale, è stata definita bene delle tradizioni popolari, simbolo di Novoli e di tutto quanto è il Salento. Certo, noi possiamo aggiungere che è una tradizione da inveterata data, le maestranze si dedicano con grande cura a questa grande monumento agricolo. Le fascine vengono passate di mano in mano, provengono dalle rimonde di tutto il territorio circostante. Ma è anche un evento che si è saputo rinnovare, si rinnova ogni anno nelle dimensioni che diventano sempre più spettacolari e nel diametro e nell'altezza. E si rinnova anche nella forma, molto spesso si addiviene veramente a delle soluzioni molto, molto originali. Un'antica tradizione vuole che i lavori di preparazione alla Focara vengano iniziati il primo giorno della novena. E il lavoro deve essere necessariamente ultimato entro mezzogiorno del 16 gennaio. La Focara riveste un significato importantissimo e fondamentale per tutti i novolesi, il loro omaggio a Sant'Antonio, ma è soprattutto un vero e proprio rito propiziatorio di buon auspicio per l'anno che deve venire, per il raccolto, per il lavoro dei campi. In effetti il fuoco si può essere soggetto a diverse interpretazioni. Sant'Antonio è considerato un po' il santo del fuoco, può essere anche il fuoco dell'inferno che Sant'Antonio naturalmente ha combattuto. Lui ha sempre predicato il distacco dai beni terreni ed è riuscito a sconfiggere il diavolo, se vogliamo, e le sue tentazioni, sconfiggendo quindi anche l'inferno. Ma era anche il santo taumaturgo, il santo che guariva da un terribile morbo che nel basso medioevo e nei secoli successivi purtroppo afflisse le popolazioni dell'Europa. Il fuoco di Sant'Antonio, una vera e propria intossicazione alimentare che produceva purtroppo il disseccamento e la necrosi degli arti che venivano quindi amputati. Ebbene, Sant'Antonio aveva il potere di guarire questa terribile malattia, spesso oggi confusa con l'herpes zoster.
ma c'è un altro anche significato che rientra in una tradizione che possiamo definire quasi pagana, pre-cristiana. In questo caso Sant'Antonio, con un espediente astuto, riesce a rubare il fuoco dall'inferno per donarlo agli dèi, un po' come fece Prometeo, naturalmente, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo naturalmente agli uomini. Oggi comunque sicuramente il significato più accreditato di questo è l'auspicio e l'augurio per il futuro, che sia un buon anno dal punto di vista naturalmente del raccolto, che sia un buon anno dal punto di vista naturalmente dei prodotti della terra. La terra è un elemento che ci lega tantissimo a Sant'Antonio. Lui dormiva sulla terra, coltivava la terra, si nutriva dei prodotti della terra, per cui è un elemento che ricorre spesso. Sindaco, lei ha vissuto e ha visto la Focera da bambino, da ragazzo, da cittadino, adesso un enorme privilegio, da primo cittadino da 2 anni. Sì, in realtà è la seconda edizione della festa curata da questa amministrazione, ma più in generale possiamo dire che è la seconda edizione della festa che va in onda con questa nuova modalità. Modalità che scaturisce dal fatto che l'anno scorso in realtà è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, un importante protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di Novoli e importanti partner quali l'Università degli Studi del Salento, la Regione Puglia e la Provincia di Lecce. Da qui ovviamente è scaturito una crescita esponenziale della festa, che si è arricchita di manifestazioni collaterali curate appunto dall'università, in collaborazione con l'università, con la provincia e con la regione. E infatti in questi giorni Novoli sarà una vera e propria rassegna di manifestazioni di varia natura, teatrale, canora, culturale. Sì, siamo partiti ieri, abbiamo iniziato ieri i festeggiamenti, abbiamo inaugurando un convegno in collaborazione con l'Università degli Studi del Salento sul tema Sant'Antonio Abate e il fuoco della santità. Il convegno è a 2 giorni, si chiude stasera e contemporaneamente stasera si inaugura la seconda rassegna delle cantine del Parco del Negromaro. Altro importante appuntamento, domani nel pomeriggio alle 18 inauguriamo la seconda edizione della Rassegna Nazionale d'Arte Contemporanea. E questa è una cosa straordinaria, una grande sinergia per un evento che è stato definito il più spettacolare di tutto il Nord Salento. Forze laiche, forze religiose, ma anche forze istituzionali e semplici cittadini, col diretti. Certo, è una sinergia di forze che si unisce intorno al fuoco. D'altra parte il fuoco ha proprio questa funzione, no? Di unire, è una funzione arcaica del fuoco, quella di tenere unite le persone intorno ad esso. C'è questa tendenza oggi ad aggregarsi, a riunirsi, a consociarsi per il perseguimento di obiettivi che altrimenti sarebbe impossibile da raggiungere. Il Parco del Negromaro cosa rappresenta oggi per voi? Il Parco del Negromaro, intanto c'è da dire che è un progetto che nasce proprio dall'Unione dei Comuni del Nord Salento, è un progetto che grazie all'intuizione del Presidente della Provincia, Giovanni Pellegrino, è stato adottato dalla Provincia e finalmente si è concluso qualche giorno fa, nel mese di dicembre, e chiaramente è una prospettiva incredibile per questa terra. Che apre naturalmente opportunità di grande valorizzazione del territorio. È vero che avete ufficializzato tutto con tutti i sindaci, 25 sindaci, durante la seconda festa della vite a dicembre? Sì, il protocollo per il parco si è sottoscritto il giorno prima della festa della vite. La festa della vite è stato il primo appuntamento ufficiale del parco e adesso l'accensione di quest'anno suggella il fatto che noi abbiamo voluto lanciare quest'idea di offrire la focara a simbolo del Parco del Negromaro, proprio perché la focara affonda le sue radici nell'antica tradizione popolare contadina del Salento. E dalla rappresentanza del mondo civile e istituzionale ci spostiamo alla rappresentanza del mondo religioso, del mondo spirituale. Abbiamo qui con noi il parroco di Don Giuseppe Spedicato. Don Giuseppe, Sant'Antonio ha una storia particolare, è un santo particolare, un santo eletto universalmente santo da tutti, soprattutto dai contadini, eppure un santo eremita, un santo che sta in solitudine. Come si spiega questa cosa così strana? Innanzitutto diciamo che questo
Questo santo è stato un grande santo perché ha avuto il coraggio di fare una scelta forte. Una scelta forte perché era un uomo, come tanti altri, ricco, quindi proveniva da una famiglia borghese, e a un certo punto, entrando in chiesa un giorno come tanti altri, lui andava in cerca di una felicità duratura. E la proposta era quella di ascoltare il Vangelo del giovane ricco. Se vuoi essere felice, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e segui. Questo ritornello del Vangelo è ritornato come un punto essenziale per la vita di Antonio Abate. Tanto è vero che lui immediatamente ha lasciato tutto. Ha lasciato gli affetti, ha lasciato le certezze, ha lasciato le sue convinzioni di giovane. Si è recato nel deserto e ha fatto del deserto non un luogo di desolazione, come molti possono pensare, come un luogo arido, ma ha fatto del deserto il luogo del silenzio per incontrare Dio. Perché noi pensiamo che Dio oggi forse parla nel chiasso, oggi forse parla nel frastuono. Se noi vogliamo ascoltare Dio, dobbiamo fare silenzio intorno a noi. E allora, quando l'uomo decide di far tacere le parole e sceglie la parola con la P maiuscola, che è la parola di Dio, allora ci si lascia affascinare a tal punto che qualsiasi ideale può diventare un motivo in più per fare una scelta di vita. Possiamo dire quindi che non è il santo delle piccole scelte, ma della grande scelta. Forse il coraggio è l'elemento connotativo di questo santo. Diciamo che Sant'Antonio Abate oggi all'uomo di contemporaneo, soprattutto all'uomo del terzo millennio, deve stimolare proprio questo, a fare delle scelte coraggiose. Oggi gli uomini non sanno più scegliere. Oggi gli uomini forse si fanno abbindolare dai falsi idoli. Qual è il denaro, qual è il successo, qual è il sesso. Invece Sant'Antonio è andato all'essenziale. Oggi, se noi vogliamo interpretare l'eroicità, le virtù di questo santo, dobbiamo imitarne la scelta, una scelta coraggiosa, una scelta autentica, una scelta che non si basa soltanto sulla mediocrità, ma sull'essenzialità dell'uomo. E quindi una modernità che ci sorprende per un santo che è nato tantissimo, tantissimo tempo fa. A volte noi pensiamo, sbagliando, che la santità sia qualcosa di predestinato, come se una persona nascesse già santa, invece la santità è qualcosa che si conquista. Molti pensano che i santi sono predestinati alla santità, come dicevi bene tu. I santi non sono predestinati alla santità, i santi sono uomini e donne come noi, soltanto che al cospetto di Dio risultano essere meno difettosi. Allora, quando l'uomo guarda ai santi con questa prerogativa, i santi sono incarnati nella storia degli uomini. E io cito sempre un esempio che ha portato Giovanni Paolo II nel suo ministero. Giovanni Paolo II diceva: guai a quel cristiano che non prega ogni giorno per la propria santità. Ce l'ha insegnato nelle giornate mondiali dei giovani. E allora i giovani, gli adulti, ma tutti i fedeli, quando guardano questi santi, devono guardare non come delle persone scelte soltanto, o delle persone che sono state predestinate. I santi hanno ascoltato una proposta e di fronte alla proposta hanno saputo fare una scelta. Noi abbiamo avuto l'onore l'anno scorso, in occasione del 1650 anniversario della sua morte, quindi in un anno antoniano, di avere qui a Novoli per la prima volta le reliquie di questo grande santo. Oggi siamo confortati quando dai paesi limitrofi, nella Sicilia, nel napoletano, ma anche nel calabrese, le stesse reliquie che sono state portate qui a Novoli stanno raggiungendo queste terre. Noi non adoriamo le reliquie, noi le veneriamo, ma in quelle reliquie abbiamo visto un segno di un uomo che parla ancora oggi. Che cosa ci dice? Di lasciarci entusiasmare dalla proposta del Vangelo, di lasciarci innamorare dalla proposta del Vangelo e di vivere la vita nella sua essenzialità. Guardando alla storia della tradizione novolese dal punto di vista religioso, fino agli anni 40 addirittura c'erano delle usanze molto particolari. La processione si svolgeva addirittura a piedi scalzi e la gente arrivava dai paesi vicini a piedi. È cambiata oggi la devozione nei confronti di questo santo? Diciamo che noi, terra del Salento, siamo stati particolari in queste tradizioni, nel conservare queste tradizioni popolari. Noi vicino a Novoli abbiamo un altro grande santo che è proprio della nostra terra, che è San Giuseppe da Copertino, ma abbiamo anche un altro paese che festeggia una processione molto importante come il Crocifisso di Arnesano, ma anche se andiamo nel Gallipoli, andiamo nel Retino, in tutta la terra del Salento ci sono dei santi che comunque, nel momento in cui vivono la processione, è un modo per ringraziare questi santi dei loro benefici. Qui a Novoli in modo particolare era
il modo come si viveva questa processione, tant'è vero che il nome particolare che caratterizzava questa processione era l'intorciata. Questa intorciata in che cosa consisteva? Consisteva in questi fedeli che provenienti da ogni paese intorno al circondariato di Novoli portavano questi ceri enormi, proprio come un motivo per ringraziare il santo delle grazie che faceva alle persone private. Parliamo un pochino dell'iconografia abbastanza complessa di questo santo, con degli elementi che lo caratterizzano: il bastone a forma di T greca, ma anche il libro e il porcellino e lui vecchio con il saio. Che ci dice? Allora, innanzitutto non è un bastone. Molto spesso l'iconografia forse non la teniamo molto presente, ma quel bastone che molti considerano che Sant'Antonio ha tra le mani è un tau. Si diceva bene, è una lettera dell'alfabeto greco, ma il tau per la tradizione cristiana rappresenta il crocifisso. Francesco d'Assisi, per esempio, finiva le sue lettere proprio con il tau, quindi dando la benedizione proprio con questo simbolo che nella fede cristiana e nella simbologia cristiana rappresenta proprio il segno della benedizione di Gesù Cristo. Allora, Sant'Antonio perché c'ha il tau? Perché lui è un segno visibile della presenza di Cristo in mezzo a noi. I santi sono proprio la presenza di questi amici del Signore che nella loro predicazione altro non hanno fatto che incarnare lo spirito evangelico di Cristo. Il saio rappresenta la vita cenobitica, rappresenta la vita eremitica di questo santo che ha fatto una scelta essenziale. Non è scappato dagli uomini, perché certe volte si pensa che Sant'Antonio è scappato dagli uomini, dalle città degli uomini. No. Sant'Antonio, gli uomini andavano a cercarlo nel deserto. Andavano a trovarlo i potenti, andavano a trovarlo i giovani, andavano a trovarlo i suoi discepoli. E perché nel deserto? Perché il deserto lui l'aveva preferito come il luogo dove lui riusciva a sintonizzarsi con Dio. A tale proposito, mi scusi, l'appellativo abate sta ad indicare proprio padre. Abba è una parola aramaica che significa padre, guida spirituale. Questo ce l'ha insegnato Gesù Cristo quando per la prima volta, proprio nel discorso di fede, noi non adoriamo soltanto un Dio che è trascendente, ma il Signore ce l'ha presentato proprio in una figura paterna, quindi con quel termine di papà. E allora anche nella realtà di Sant'Antonio, per noi novolesi che abbiamo la fortuna di onorare questo grande santo, lo dovremmo proprio chiamare Papà Antonio, perché anticamente i genitori si chiamavano Tata. Ecco, i Tata chi erano? Erano le figure che in un certo senso rappresentavano coloro che davano tutto alla famiglia. I santi sono coloro che danno tutto ai figli, che attraverso gli insegnamenti del Vangelo si sforzano di interpretarne le virtù. Io credo che Sant'Antonio Abate davvero è un santo che continuamente va riscoperto. Va riscoperto perché se noi vediamo dietro di noi questa focola, i novolesi quando erigono questa focola, che cosa testimoniano? Non soltanto il loro affetto, non soltanto la loro devozione, ma la loro fede. Perché innalzare è come gli antichi che innalzavano questi olocausti e immolavano le vittime per graziarsi il beneficio di Dio. Quando noi innalziamo queste pire, più o meno rifacciamo la stessa cosa. Noi in questa pira che cosa vogliamo bruciare? Vogliamo bruciare tutto ciò che rappresenta la negatività dell'uomo. E allora praticamente poi deve divampare nel cuore dell'uomo proprio quel fuoco d'amore che Sant'Antonio ci ha insegnato. Quindi la focara è soprattutto un simbolo di fede. Ecco, e noi siamo qui vicino a questo simbolo, il simbolo della fede, il simbolo del fuoco, ma c'è un altro elemento che ci lega al santo, la terra. Sant'Antonio Abate dormiva sulla terra, si nutriva di pochissime cose, coltivava lui stesso la terra, aveva una vita molto grama. Che ci dice invece di quest'altro elemento importantissimo? Il simbolo della terra noi a Novoli ce l'abbiamo attraverso questi vitigni, che sono proprio il dono che madre natura ci dona. Dalla vite viene il vino, quindi un altro elemento tradizionale della vita contadina di Novoli. Quindi questo popolo è radicato nella terra, perché nel momento in cui fa dell'elemento specifico il vitigno, proprio questa realtà che dona i frutti, e noi vogliamo rappresentare nella simbologia proprio questa essenza, che l'uomo è radicato nella terra. E citando sempre Giovanni Paolo II, lui dice, usava una simbologia squisita, diceva: l'uomo è colui che ha i piedi radicati in terra, ma che a un certo punto si serve degli occhi per guardare Dio.
E allora questo era un messaggio che noi lasciamo a tutti i pellegrini che in questi giorni verranno certamente a Novoli ad onorare questo santo, perché vivano nel mondo ma non si lasciano portare via le cose genuine che l'uomo ha dal mondo, ma si ispirino a questi santi per fare poi, come dicevamo precedentemente, delle scelte forti. È veramente un messaggio bello e significativo. Vorrei chiederle, è vero che esiste un novenario antichissimo dedicato alla Sant'Antonio Abate? Sì, esiste un novenario antichissimo che si perpetua ancora oggi e dopo tanti secoli. Questo novenario rappresenta la sintesi meravigliosa di queste virtù che questo santo ha vissuto: la sequela, la scelta, il coraggio, la dedizione, la preghiera, il silenzio. E noi nel novenario altro non facciamo che, attraverso la predicazione di padri che vengono appositamente per predicare questo novenario, di stimolare le coscienze, perché le coscienze vanno oggi incoraggiate, vanno oggi sostenute, dicendo che la prerogativa di essere cristiani non è soltanto una prerogativa di pochi, ma un invito a tutti. E allora a un certo punto, certe volte, bisogna davvero lasciarsi entusiasmare. È come quando un uomo vive l'esperienza dell'innamoramento. Nell'innamoramento le persone non si conoscono bene, ma poi l'amore è talmente grande che poi l'uomo è capace di fare grandi scelte. Nella fede è la stessa cosa. Quando ci si lascia innamorare di Gesù Cristo, se lo si ama davvero, lo si segue fino alla fine. Un'ultima domanda, Don Giuseppe. Sulla cima della Focera sarà issata una bandiera, erroneamente chiamata bandiera, in realtà è l'effigie del santo. Sì, ci sono state diverse disquisizioni a questo proposito. È chiaro che noi non possiamo bruciare la bandiera italiana perché è vilipendio allo Stato. Noi in questa bandiera rappresentiamo innanzitutto l'immagine del santo, proprio perché lui è il santo patrono di Novoli, ma anche perché è il santo del fuoco. Intorno alla bandiera si mettono anche i segni del grano, come segno della provvidenza. E noi cristiani vogliamo sintetizzare in questa simbologia il santo che, attraverso la provvidenza, incarna la figura di Dio che ama i suoi uomini. Siamo con due costruttori di Focera, ognuno dei quali è preposto a un ruolo ben specifico e diverso. Il signor Giovanni appartiene a una vecchia guardia, ha tantissime Focere. Parecchi anni. Quante Focere? No, ti ho detto, di 50 anni fa, io mi sono sposato a lui 50 e già lavoravo per Sant'Antonio. All'uva, alle campagne, alle fighe, alle fiorone, no? Dicevo, no? Girava prima la cosa, poi arrivava la campagna dell'uva e poi c'è la campagna dell'uva, con l'uva per Sant'Antonio, 7, 8, 9 quintali al giorno, con un motorino. Ecco, cosa fa signor Giovanni per la Focera lei? Qual è il suo ruolo? Il mio ruolo? Prima era ruolo mio, perché tutte le cose, con la legna, con un mezzo, quando è cominciata la Focera c'era già mezza Focera di legna preparata. Poi sono arrivati i cami con le furcate, però noi sempre con le braccia, li fasci. Scusa. Adesso ci fa vedere come... Questo è il mezzo. Io abbiamo il fascino e lo costruttore che ha venito, lo faccio così. In pratica si formava una gigantesca catena umana e le fascine passavano di mano in mano. Questo faceva il signor Giovanni. Adesso il signor Giovanni prepara le fascine, quello che state vedendo lì, a terra. A terra, dottor, quello se va. Mo faccio una cosa, mo faccio l'altra, se lega, se scioglie, cosa, quella è la media mia, per me adesso. Tengo 81 anni. Tengo un anno, bene. Complimenti per l'età. Mentre la nuova guardia, vediamo un po' cosa fa in questa foto. Noi in pratica diamo una mano, quindi diciamo costruiamo il falò. Sotto là c'è il maestro che dirige proprio i lavori, si chiama De Luca Renato. A fianco a lui ci sono io e quindi lui posiziona, ma la cosa bella è che c'è un segreto per poter costruire questo falò. Bisogna camminare sempre indietro. Per poter costruire devi camminare indietro e posizionare i fasci e pian piano cammini come una scala a chiocciola e pian piano sali, altrimenti non puoi salire.
Allora c'è proprio un modo di porli, un modo di posizionarli e un modo di incastrarli. Ma è vero che queste tecniche risalgono a tantissimo tempo fa e non sono mai cambiate? Non sono mai cambiate, ma non soltanto, siamo anche gelosi di queste tecniche, perché non è facile arrivare a 23 metri, mancano ancora 8 metri per riuscire a superare il record. Il record è di, appunto, di 23 metri e sarà il falò più alto al mondo. Il signor Giovanni adesso ci vuole raccontare l'episodio di quando si è spenta la focera diverso tempo fa. Ed stavate non in questo posto, stavate in una piazza diversa. La piazza era dalla strada dopo Sant'Antonio, dopo la cappella. Dopo la cappella. Si è spenta la focera, tutti quanti. La gente, madonna, si è ammassata. Si è spenta, non sta abbattendo la focera. Che ho fatto io? Ho levato le scarpe. Una persona vicino alla focera mi ha dato una tuta tutta piena di quando si pompano le vigneti a giù piano, senza scala, senza niente. Ho arrampicato alla focera e sono andato proprio alla cima della focera e ho chiesto la nappata per buttarla e la focera faceva così, ondeggiava. Sì, e la gente voleva ridare. Una persona vicino là fece mi porta la bella naffata e portata la benzina agricola. Gli ho portato la benzina era come all'acqua, come è arrivata da sopra, è arrivata a terra. Lo maestro, lo furgolaro, lo fuochista, ha dato tante due cannette e detto accendere, però scendi giù la metà. L'ha già accesa e l'ha giuminata. Com'era questo vento? E è stato questo vento, la mia carbone mi ha bruciato completamente. Invece adesso è qua e ci racconta proprio questa storia. Ha rischiato la vita per la focera. Pensate a quanto arriva la devozione di questa gente nei confronti di Sant'Antonio. Devozione là, quando della festa di Sant'Antonio tutta la gente veniva scarsa. La piazza Tito Schipa di Novoli si sta animando in maniera veramente accelerata e qui fervono i lavori per ultimare questa spettacolare focera che sta alle mie spalle. Ci sono tutti i componenti del comitato, ognuno dei quali ha un ruolo ben specifico nella costruzione e nella realizzazione ultima della focera. Qui con noi abbiamo il direttore artistico, se vogliamo, il maestro della focera, il signor Renato. Il signor Renato che ci dice innanzitutto quelle che sono le misure e le dimensioni della focera. Come altezza dobbiamo andare a 24-25 metri, all'infuori della bandiera. Però siccome che sono legna, non sono dico, pezzi di tufo, riscende un pochettino, però noi cerchiamo sempre di farla più in alto possibile, però i giorni stanno quasi per finire e il falò dico, deve andare più di quanto è possibile, però dico, sta scendendo ogni giorno che passa invece di andare sopra, però la misura sono 25 metri. Quindi in pratica ci sono dei problemi di assestamento, la legna tende ad assestarsi e quindi si mangia per così dire qualche metro in altezza. Brava, sì, è proprio così perché la legna non è una cosa, dico, è legna dico, fatta così dico, delle piante dell'uva dico, e tiene proprio la caratteristica che si rassetta. Invece il diametro? Il diametro è 20 metri di diametro. E dico, l'hanno fatto così, dico, e io la costruisco, dico, quanto mi hanno detto che sta a 20 metri, a 20 metri di diametro. Maestro, quante fascine avete fino adesso utilizzato per la costruzione della focera? Di più di 50.000 fascine. Maestro, quando avete cominciato il lavoro alla focera? Beh, siccome che adesso per fare vedere, dico, beh, alla gente come si lavora, l'anticipiamo. Prima, anni fa, 20 anni fa, si facevano più piccole e ce la facevi a 6 giorni. Iniziavi dalla Befana, e sarebbe il 6 gennaio, appena la vigilia si finiva. Ma adesso l'abbiamo iniziato un mese prima per fare vedere alla gente come si fa, come si lavora, come... perché sono tutti entusiasmi, perché la focera le piace a tutti. Quindi anche per istruire i giovani, per insegnare ai giovani queste tecniche antichissime, è vero che sono antichissime queste tecniche? Sono antichissime perché la legna non è tutta uguale, devi saperle mettere, ordinate, per fare bella figura.
perché prima si pure spianava con le forbici, ma adesso non si fa niente, come esce rimane, non c'è la seface. E cerchiamo quella facciamo ordinata, insomma. Parliamo un pochino del lavoro che sta all'origine. Come avviene la raccolta invece della vite, delle viti utilizzate per fare le fascine? La raccolta, prima si va a campagna, si putano le piante. Poi c'è quello che raccoglie la legna, poi chi la lega, poi chi la caccia, poi chi la riporta qua e poi chi la lavora. Come viene portata qui? Ma qua con i camini. Prima c'erano le traine, ora c'è tutti i camini. Senta, come viene poi posizionata la prima e l'ultima fascina? Noi siamo curiosi di sapere, la prima fascina, come... La prima fascina, dico, te faccio prima lo segno della croce. Viene lo Papa, le benedice e basta, abbiamo finito. E la metto bella ingarbata e vado avanti. E poi, l'ultima fascina? L'ultima fascina di sopra buttiamo giù, dico, e diciamo, basta, abbiamo fatto per quest'anno. Viva la Focara! E gridiamo tutti quanti, stasera poi se stai qua vedi che bella festa ci fanno, mi prendono in braccio perché sono contenti tutti, io di loro e loro di me. È vero che comunque dà problemi di stabilità, cioè bisogna comunque posizionare bene... Stabilità, c'è stabilità perché è grande, è bella, è robusta, non è una focola piccola, è grande, come stabile si può lavorare là sopra, una casa puoi fare. Il maestro garantisce che sopra questa focara possiamo addirittura fare una casa. Quello che vogliamo possiamo fare, perché è stabile, è grande e poi sta lavorata bene. Poi adesso vedi quanta gente viene là sopra e non si muove il falò, perché è stabile, è forte. Maestro, ma bisogna essere dei bravi equilibristi, non bisogna soffrire di vertigini per salire. Beh, se porti le vertigini da sta a casa. E mentre su quest'altissime scale si è costituita una vera e propria catena umana, guardate con quanta agilità e rapidità stanno salendo, noi siamo in compagnia del presidente Profeste, del comitato Profeste di Novoli. Sì, per l'organizzazione della Focara, perché siamo due presidenti, uno è amministrativo, uno è esecutivo, con delega di firma, e io sono quello che organizzo tutto ciò che riguarda la manifestazione. Quindi lei si preoccupa di tutta quanta l'organizzazione? Sì, da parecchi anni. Ma quando comincia questo lavoro di preparazione alla Focara? Incominciamo a ottobre, perché si deve andare prima nelle campagne, no? Per poter raccogliere tutta questa legna, poi le carle, le fascine, poi portarle su piazza Tito Schipa per poi... e costruirla. Però quest'anno abbiamo iniziato prima perché abbiamo voluto approfittare dei tempi che sono abbastanza buoni e abbiamo approfittato e ci stiamo riuscendo almeno fino a oggi per poter a termine questa, io la chiamo così, la regina delle focare. Però se mi consente posso dire ancora che fino a stasera, quando la si finisce completa, la posso chiamare una montagna di legna. Una montagna agricola. Senta, ma è vero che i lavori della Focara devono iniziare il primo giorno della novena e la Focara deve essere ultimata a mezzogiorno di giorno 16? Beh, oddio, quella è una tradizione che è andata sempre per parecchi anni, però quest'anno si è troppo allargata la festa, allora le feste incominciano i giorni del fuoco, incominciano molto prima e cercheremo di portarla un po' di giorni prima, perché poi la rifinizione avviene pure il giorno della vigilia, non so, aggiustarla, farla, sistemarla, pulirla, ecco, questo è. Diciamo che la tendenza della festa di Sant'Antonio Abate è all'allargamento, all'ampliamento, sia nelle dimensioni ma anche dei giorni della festa. I giorni della festa, sì, iniziano il giorno della novena e finiscono il giorno 18. Perciò sono tutti i giorni di festa, cioè chiamati tutti i giorni del fuoco. Perché il fuoco? Perché noi lavoriamo sempre per il fuoco, per questa benedetta Focara. E siamo parecchi, non è che lei sta vedendo adesso questi qua, ma nelle campagne ci sono gli altri. Noi abbiamo 50 persone al giorno
per tutti questi due mesi, sempre sulla Focara. E tutti lavorano con lo stesso entusiasmo? Tutti, si attaccano tutti a questa tradizione, a questa benedetta Focara. Si attacchiamo tutti, perfino le donne, perfino l'amministrazione, perfino tutti i professionisti, tutti i cittadini, i volontari che si attaccano a questa Focara. A quanto tempo si tiene la Focara in questa piazza? Dal 97. Prima si faceva? In piazza, dunque piazza Sant'Antonio prima, poi nel 48 si spostò per ragioni, perché era stretta la piazza Sant'Antonio, e si portò a piazza Gaetano Brunetti, cioè a 100 metri dopo il santuario. Una piazza che è più piccola di questa, quindi non poteva aspettare una Focara? No, si portò qui perché per ragioni di sicurezza, per ragioni cose, per allargare più questa Focara, e ci siamo riusciti fino ad oggi, grazie a Sant'Antonio, che questa è le dimensioni. Molti anni si è fatto anche con la galleria, però quest'anno non abbiamo fatto in tempo, e speriamo che il prossimo comitato oppure i prossimi giovani la possano realizzare con la galleria. Ecco, lei ha parlato di galleria, ma chi è che decide poi in fondo sulla forma della Focara? Decide il presidente che organizza, praticamente da 10 anni ho deciso io, perché è da parecchi anni che sto, però poi insieme anche al comitato, sì, non è che poi siamo tutti compatti, siamo tutti uniti per questa Focara. Non ci sono, ci si parla, facciamolo più grossa, facciamolo più piccola, facciamo cose, no, lo dobbiamo fare quanto è più grande, più bella è. Quindi non si può immaginare un novolese senza Focara? No, non si può immaginare. Quando nascono dei figli con la carrozzina, dove esco la porta, cioè questo tempo, periodo, lo portano pure qui alla Focara, si devono attaccare, si devono radicare alla Focara di Novoli, perché è tutto. No, abbiamo questo evento più grande, lo possiamo dire, prima era d'Europa ma adesso è del mondo, perché non si trova nessuna nazione che ha tante di queste fascine, tante di questa dimensione di Focara. E allora noi gli facciamo i nostri complimenti, naturalmente, che estenderà tutta la squadra di lavoratori intrepidi. Noi la ringraziamo e speriamo che ci vediamo più spesso. Siamo giunti ad un altro fondamentale passaggio nella costruzione di questa spettacolare Focara. Le fascine, in una catena umana che è veramente impressionante, passano da un braccio all'altro. Questa è sempre una tecnica che si è conservata, pensate, da centinaia di anni ormai a questa parte. Ecco, vedete, i mazzi vengono passati. Singolare anche il sistema per passarli, come vedete, con il viso rivolto verso l'esterno e la schiena invece appoggiata sulla scala, che a sua volta naturalmente poggia su questi enormi strati di Focara. Io poi vorrei ricordare che in basso la Focara è, per così dire, isolata dal contatto con l'asfalto da una piattaforma di tufo, questo per evitare naturalmente che il fuoco, che sarà acceso sera di giorno 16, possa naturalmente danneggiare l'asfalto. Qui un po' ritroviamo anche le parole del maestro e di coloro i quali ci hanno spiegato quali sono le tecniche della Focara. La stabilità è necessaria, è importante per la sicurezza delle persone naturalmente, poi perché chiaramente il legno può subire da un momento all'altro delle variazioni. Bello anche da sottolineare il coro che accompagna il lavoro, è tutta gente entusiasta. La tradizione poi vuole che questo rito propiziatorio, questo simbolo di Novoli, debba ardere in fretta per dare un buon auspicio al nuovo anno e al raccolto. Il problema sarebbe invece che l'accensione possa essere difficile, allora a questo punto, ecco, gli auspici potrebbero andare sul negativo. Diventa sempre più grande in dimensioni e in spettacolarità, e include anche nel suo gruppo lavoro giovani, meno giovani, grandi, meno grandi, e anche persone che vengono da fuori. Ci sono anche degli extracomunitari in mezzo a tutte quante queste persone.
cantano e continuano a lavorare. Pensate, non siamo riusciti a distrarli nemmeno un pochino, perché l'obiettivo di tutte queste persone che stanno al lavoro è di finire la Focara entro stasera, per dare la possibilità alle persone che vengono da fuori di poter naturalmente vedere questo spettacolo, che a questo punto diventa veramente maestoso. E oltre a questo c'è da dire che c'è anche un altro grande ambizioso obiettivo, è quello di raggiungere e di superare se stessi con i 23 metri in altezza, costituire la Focara in assoluto più alta di tutta la storia di Novoli. E addirittura giorno 16 ci sarà anche un notaio presente che dovrà certificare una volta per tutti l'altezza definitiva della Focara. E Novoli, andando a raggiungere i 23 metri, toccherà naturalmente il primato, entrando poi nel Guinness, chiaramente, con 23 metri d'altezza, quella che è la piramide lignea più grande al mondo, a questo punto possiamo dire. Siamo di nuovo con i presidenti del comitato Profeste di Novoli, il presidente organizzativo e il presidente esecutivo. Vogliamo invitare tutte le persone a venire a vedere questa spettacolare Focara? Certo, invito tutti i salentini, in particolare i cittadini di Gallipoli, a venire a vedere la Focara di Novoli, che si accenderà il 16 gennaio alle ore 19.30. È una Focara alta, sarà alta di 23 metri, fatta da 55.000 fascine. E sarà uno spettacolo veramente indescrivibile, questa accensione della Focara. E un ultimo messaggio, un invito soprattutto ai giovani ad essere partecipi poi della costruzione della Focara, delle Focare che successivamente si faranno. Io penso che con questo evento così grande non solamente tutti i cittadini o tutti i volontari partecipano a questa Focara, ma penso che anche tutti i salentini, Gallipoli, che è un paese abbastanza turistico, guarda questo evento, e pure loro invitiamo, se possibile, anche qualche giorno a venire a lavorare alla Focara, naturalmente l'anno prossimo. E noi su questi cori che vengono inneggiati dai lavoratori vi salutiamo. Arrivederci a tutti i nostri telespettatori.
No.